Allora, è con noi innanzitutto un personaggio che è un esponente ultracattolico italiano che si chiama Maurizio Ruggero, che presento. Buonasera, buonasera, grande ben ritorno. Trovato, buonasera. Ma volevo solo dire che non c'è l'ultracattolico, c'è il cattolico e chi non lo è, come voi, per esempio. Beh, insomma, questo... l'ultracattolico, che tu sia... per mettere le cose in chiaro. Che tu sia ultracattolico e tu sia ultracattolico, su questo però non c'è dubbio. Ma il problema non è solo io, siete voi, che siete così poco cattolici. Noi, cioè, uno, ma non è cattolico, uno è ebreo, io sono ateo e l'altro non so che cazzo è, Gottardo, appunto, è ateo pure lui. Esiste l'ultracattolico, esiste il cattolico e quello che non lo è. Punto. Vabbè, ma tu sei ultracattolico, cioè tu vuoi lo Stato, vuoi tornare a 1500, a 1400, quando cazzo è? Ma sei... io anche al Medioevo mi va bene. Non ma appunto, mio, se non c'è uno, se c'è uno ultracattolico, quello sei tu, amico mio. Cioè, ma non no, c'è... ma qualsiasi uomo della tradizione dovrebbe volere questo. Ma quale uomo della tradizione? Qualsiasi uomo della tradizione. Siamo adesso sotto quanti anni hai, Ruggero? Ruggero, quanti anni hai? Andiamo avanti. Quanti anni hai, scusami? Io ne ho 64. Ah, 64, ottimo, ottimo, ottima cosa. Perché ho una mia amica qua, una nostra amica, un'amica della Zanzara, mia e di Gottardo in particolare, più volte ospite di questa trasmissione, che si chiama Susi, che saluto, buonasera, buonasera Susi. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Allora, Susi, insieme al marito, hanno una... Una caratteristica, cioè dire, sono degli scambisti non penetrativi, li abbiamo già intervistati, cioè dire, fanno scambio di coppia però senza penetrazione, e il risultato di tutto questo leccate, pompini, eccetera eccetera, vabbè, insieme vabbè, ad altre vabbè. persone, tutto quello che potete per immaginare, carità. Che non è la penetrazione, ok? Ora, il giudizio del tradizionalista cattolico rispetto a questa coppia che si mischia, vabbè, ad altre coppie, qual è il giudizio del Ruggero? Qual è il giudizio? Facile il giudizio. Allora, nel caso appunto questi avessero relazioni, come dici tu, penetrative, sarebbe un adulterio, punto e basta. La differenza è semplicemente un adulterio non penetrativo. Questa è la differenza che c'è. Ho capito, ma il tuo giudizio qual è? L'inferno? Cioè, che cos'è questa? Cioè, beh, Susi, che cos'è? Mortale, cioè, dire, ma allora, Susi, che cos'è? Spero di andare all'inferno, spero di andare allora, all'inferno. Ma sì, ma tutti dicono così quando sono sulla terra. Quando poi vanno all'inferno, voglio vedere le urla che vengono fuori. In un ma quale urla? Sono ancora basita che veramente... Carissima signora. Ma tra l'altro, oltre a dire, non capisco, lei c'ha pure un marito, no? Vabbè, io oso sperare che siate in amore, d'accordo, e via dicendo. Assolutamente, sì, ci permette di proprio di fare questo gioco. Appunto, ecco, che bisogno c'è di mettere a rischio anche la vostra unione coniugale, praticando delle cose, facendo dei peccati, che sono doppi, perché c'è il peccato di andare con uno con cui non sei sposato, se vai poi, con un'altra persona. Poi? E poi c'è anche quello di adulterio verso il proprio marito. Ma non c'è nessun peccato, si divertono, si divertono, si divertono insieme ad altre cose. Questo è Cruciani sulla terra. Il Cruciani quando sarà nell'inferno si urlerà insieme con gli altri perché non si è convertito. Le fiamme, oddio, brucio. Cruciani, spero di incontrarti all'inferno allora. Susi, ci incontreremo adesso all'inferno, ci incontreremo all'inferno e ci leccheremo dappertutto, esatto, all'inferno. Per lenire le fiamme che abbiamo addosso, ci leccheremo all'infinito, cara Susi. Ci leccheremo all'infinito. Non vedo l'ora. Io Maurizio, io non riesco a capire una cosa. Il giorno del vostro giudizio vi mettere un cantoncino e vi vedo. Vedrete come prenderete l'uccello. Vedrete come andrete poi ma a nel cantuccino. Ma nel cantuccino, Ruggero, nel cantuccino non è che poi tu fornichi con te stesso, non è che poi pensando a Susi che ma si lecca con Cruciani ti viene il durello. Scusa, non ho la più pallida idea. Scusa, io Susi, da uno come te mi aspetto qualsiasi cosa. Aspetta, Susi, tu lecchi anche la figa alle donne? Vabbè, assolutamente sì, diciamo che cioè, la trovi cosa una cosa che... meravigliosa, tu sei sostanzialmente bisessuale, dunque trovi meraviglioso leccare la figa. No, io fermo, trovo meraviglioso leccare la figa, sono bisessuale attiva. Bisessuale e allora attiva. voglio venire anch'io all'inferno. Scusami, Susi, se Ruggero, come la giudichi una bisessuale come Susi? Che male c'è ad essere bisessuale come Susi, ad amare questa cosa che è il cunnilingus? Dimmi, spiegami, che male c'è? C'è scritto, cioè alla voce comandamenti, al sesto comandamento c'è scritto non commettere atti impuri, che sono quelli che evocava prima Gottardo, perché evidentemente ne ha contezza diretta, e quelli sono l'autoerotismo. E allora? Sì, sei tu con gli occhiali invece, però, ce li hai tu gli occhiali, Ruggero. Gottardo, quando fai dei discorsi... Belli spessi anche, chissà quanti te ne sei fatte. Sei ancora vergine a 64 anni? Sei ancora vergine? E poi ci sono... Piuttosto che
mal vissuto come te, cioè, ci mancherebbe. Oh, ah, guarda, prima di giudicare il prossimo. Ma dai, a 64 anni no, vergine è una cosa incredibile, non ci crede nessuno, Maurizio, dai, su. E voi altri che porcelloni a 60, ma magari, ci divertiamo. Fate schifo. Ah, noi Susi fa schifo secondo te? Bisex? No, parla con Susi. Dai, forza. Io le ho già detto alla Susi, sarà sicuramente anche una da Green Pass, perché una così non può che essere anche vaccinata secondo i principi del totalitarismo vigente, naturalmente. Non lo so, assolutamente no, cioè, non mi vaccinerò mai. Vedi che ti tradisce. Si è vaccinata da Dio. Voglio essere nemmeno vaccinata da Dio. Io mi chiedo semplicemente che peccato ci può essere divertirsi. Esatto. Che peccato ci può essere divertirsi, fare il test e dare piacere. Allora, le dico una cosa, Susi, le dico una cosa che i preti non dicono. La vita non serve per andare a prendersi gli sfizi e i godimenti, serve per meritarsi il paradiso. Guardate, ma chi se ne frega? Ma che ne sai? Che ne sappiamo di quello che c'è dopo? Che ne sappiamo? Il paradiso. Io preferisco vivere la vita qua. Hai fatto una bellissima compagnia di dannati voi altri, cioè siete tutti quanti candidati all'interno della nazione. Ma chi se ne frega? Io e Susi, quando andremo all'inferno, le fiamme, eccoci qui. Ci leccheremo per lenirci, ci leccheremo per curarci, e Susi. Qual è il problema, Maurizio? Io non ho capito. Ci daremo piacere. Scusa, gli sciocchi che vi credono. Posso suggerirti una cosa, Maurizio, per rompere un po' la tua presunta castità. Cioè, sì. Guardare Susi e il marito mentre scopano con altre persone e tu ti masturbi, lo faresti? Ma perché bisogna fare una roba così orrenda? Ma che orrenda, è una cosa fantastica! Orrenda. Ma che orrenda! Tra l'altro, Ruggero, sia con suo marito. Ruggero, ti informo di una cosa. Male fa le porcherie. Guarda che Susi potrebbe anche spegnere le fiamme dell'inferno, perché squirta come un idrante. Che ne sai, è una specie tu, di estintore, me l'ha confessato lei. Ho anche un filmato che mi ha mandato sul mio cellulare di una squirtata di mezzo metro. Mi correggimi se sbaglio. Tu sei andato a vedere la porcheria? Assolutamente sì. L'ho guardata con una mano sola, chiaramente. Certo. Ma non è una porcheria, è una cosa naturale, fisiologica. E squirto. Cioè, squirta in faccia, magari squirta in faccia a Ruggero. Italiani!